A parte le battute, chiamo qui sul palco il segretario nazionale di Casa Pound Italia, Simone Di Stefano. Grazie veramente delle parole, degli applausi e dell'affetto e della stima. Grazie. Però c'è ancora molto da fare, siamo semplicemente all'inizio. Immenso. Ed è soltanto un nuovo passo quello che stiamo per compiere, un movimento che ormai è qui da 13 anni e che è sempre cresciuto, che ha costruito tanto esclusivamente con la forza della sua volontà, con la forza dei suoi militanti, con il cuore dei suoi militanti. E visto che c'è stato un riconoscimento fatto a me da Alberto, è giusto anche fare, anzi è doveroso fare, perché tutto ciò che abbiamo creato in questi anni lo dobbiamo a lui. Un ringraziamento sentito a Gianluca Iannone, che è il padre di questa fantastica comunità. Oggi siamo qui a parlare di programmi, non spenderò neanche una parola per parlare della situazione attuale, del cosiddetto scontro fra fazioni che i media ci stanno propinando come se ci fosse di qui a pochi giorni una guerra civile in atto. Non c'è nessuna guerra civile, c'è soltanto un vecchio teatrino che conosciamo bene, a cui non vogliamo dedicare neanche una parola. Certo, dedichiamo un saluto affettuoso e un applauso al militante colpito questa notte a Livorno e auguri di pronta guarigione. Perché c'è qualcuno che non ha capito che noi semplicemente stiamo cercando di parlare di futuro. Noi non parliamo di passato, noi parliamo del futuro di questa nazione. Noi non predichiamo l'odio, ma predichiamo l'amore profondo per la nostra Italia, predichiamo l'amore profondo per il nostro popolo, al di là delle appartenenze destra, sinistra, centro. Sono cose che non riguardano questo movimento politico. Noi parliamo a tutti gli italiani e soltanto noi oggi parliamo a tutta quanta la nazione, mentre c'è una sinistra che ha smesso di fare la sinistra, una sinistra che non è più nei quartieri popolari, una sinistra che non parla più ai lavoratori, che non parla più ai disoccupati, che non parla più ai precari, che non parla più a quelle categorie che aveva promesso di tutelare. Ed è normalissimo che quegli elettori, che quegli uomini, quei padri di famiglia, quei disoccupati, quei precari oggi guardino esclusivamente a Casa Pound come unica possibilità per far sì che il lavoro torni ad essere al centro dell'attenzione della politica e per far sì che le loro giuste rivendicazioni vengano portate in Parlamento. La sinistra non lo fa più, la sinistra parla soltanto di ius soli, la sinistra parla soltanto di diritti degli altri, la sinistra si presenta a queste elezioni con un unico punto del suo programma, cioè lo scioglimento di Casa Pound. E questa è la più grande buffonata che possono mettere in campo questi signori e rappresenta plasticamente il loro tradimento nei confronti delle categorie che vogliono difendere. Perché la signora che non arriva a fine mese, il padre di famiglia che non sa come dare da mangiare ai propri figli, di certo non mangia né lo ius soli né tantomeno l'antifascismo, per cui credo che gli italiani lo abbiano capito chiaramente. Poi c'è l'altra truffa, che è quella del centrodestra. Si presentano dicendo che vinceranno queste elezioni quando sanno benissimo che non possono vincerle. L'altro giorno ho tirato un sasso nello stagno del centrodestra facendo quella dichiarazione, dicendo che sì, siamo pronti a sostenere un governo che vuole uscire dall'euro, e immediatamente si è scatenato il putiferio. Lo abbiamo fatto apposta per dimostrare che anche qualora vincesse il centrodestra, per loro sarà letteralmente impossibile formare un governo, perché non c'è la volontà di farlo questo governo, e per vincere queste elezioni servono dei numeri che loro non hanno, perché serve il 40% dei voti e vincere il 70% dei collegi all'uninominale, cosa impossibile, e basterebbe esclusivamente per avere una piccola maggioranza risicata alla Camera. Poi al Senato è tutta un'altra questione: al Senato senza premio di maggioranza che manca in questa legge elettorale non si può governare, e quindi loro lo sanno bene, lo sanno già che non si può governare. Infatti già Giorgia Meloni va in giro dicendo: attenzione, questi sono pronti all'inciucio, sono pronti a tradire. Ma chi? I suoi alleati. Lei parla dei traditori e parla dei suoi alleati. Matteo Salvini parla
dell'inciucio e parla di Silvio Berlusconi. Lo sappiamo già tutti che Silvio Berlusconi si prenderà per la quarta volta i voti degli italiani e li porterà al grande governo tecnico che deve arrivare, perché qui arriverà un governo tecnico peggiore di quello di Mario Monti. Lo sappiamo benissimo. Poi ci sono gli altri fantastici ragazzi del Movimento 5 Stelle, una speranza per l'Italia, sì, ma una speranza ormai appassita, perché nel 2013 hanno mandato 160 parlamentari nel Parlamento a fare la più dura opposizione che si poteva mai vedere, ad aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, e dopo tanti anni non ne ricordiamo più i nomi. Hanno cambiato idea su tutto, hanno cambiato idea sull'euro, sull'Europa, oggi parlano con i poteri forti. Di Maio, candidato premier, è volato prima a Washington e poi a Londra a garantire agli investitori internazionali che loro potranno venire qui in Italia a pignorare i beni strumentali in mano alle banche. Ma che promessa è? Che cambiamento radicale ha fatto questo movimento? Ha veramente invertito la rotta, e quindi noi non dobbiamo più affidare la nostra speranza di cambiamento a chi oggi sta presentando nelle sue liste persone che sono già state espulse dal Movimento 5 Stelle. All'interno del Movimento 5 Stelle verranno eletti persone che sono già fuori da quel movimento e si venderanno al governo tecnico, lo sappiamo benissimo. Ecco perché sono un grande rischio per questa nazione. Vanno predicando come unico punto del loro programma il reddito di cittadinanza, che vuol dire tenere a casa le persone precarie per tutta la vita, perché il reddito di cittadinanza vuol dire che ti do 600-700 euro al mese per stare a casa a disposizione magari della grande multinazionale che verrà qui e che per 2 anni avrà bisogno di un lavoratore precario a 800 euro al mese. Con il reddito di cittadinanza sei anche obbligato a uscire di casa e andare a lavorare a 800 euro al mese, sfruttato solo per 2 anni da una multinazionale. Questa è la precarizzazione totale dell'esistenza, vuol dire condannare le persone ad essere schiave a vita, e noi non vogliamo dare le mancette per stare a casa a 700 euro, noi vogliamo creare il lavoro vero, quello stabile, quello sicuro, quello ben pagato. E soltanto noi oggi parliamo di lavoro stabile, sicuro e ben pagato, soltanto noi facciamo la critica profonda a ciò che è stato fatto in questi anni proprio dalla sinistra. La sinistra, quella che ha abrogato l'articolo 18, la sinistra che ha messo la libertà di licenziamento, la sinistra che ha lasciato lo strapotere delle multinazionali di chiudere qui e spostare le fabbriche all'estero, perché all'estero magari c'è uno schiavo che lavora legato al tornio per una ciotola di riso per 20 ore. Queste cose sono state fatte dalla sinistra con l'avallo dell'Unione Europea, e invece noi parliamo di lavoro stabile, sicuro e ben pagato. Vogliamo che il lavoro torni ad essere quella cosa con cui tu puoi programmare la tua esistenza, un lavoro che ti consenta di comprare una casa di proprietà, un lavoro che ti consenta di fare dei bambini, perché questo serve a questa nazione, che questo popolo abbia la possibilità di immaginare un futuro e una prospettiva che oggi manca inesorabilmente. Ma per fare questo serve che noi si recuperi la nostra piena sovranità, e siamo rimasti soltanto noi a chiedere la libertà per questa nazione, siamo rimasti soltanto noi a pretendere che noi si torni ad avere una nostra moneta, siamo soltanto noi rimasti a pretendere di uscire dall'Unione Europea e di abbandonare quel club di pazzi che sta operando contro gli interessi di questa nazione. L'Unione Europea, quell'organizzazione che paga i nostri agricoltori per raccogliere il prodotto dall'albero e buttarlo sotto le ruote del trattore, quell'organizzazione che paga i nostri allevatori per mungere le vacche e per buttare il latte dentro le fogne, quell'organizzazione che sta pagando in Sicilia e in Puglia i nostri agricoltori per non coltivare la terra. Questa è la sterilità che viene dall'Unione Europea. E allora noi dobbiamo trovare il coraggio di riprendere in mano la nostra libertà e di lasciare al loro destino gli amici francesi e tedeschi che nell'Unione Europea la fanno da padrone e la fanno a scapito di questa nazione. Perché da quando siamo entrati nell'Unione Europea e nell'euro noi eravamo la quarta, la quinta economia del mondo, un posto dove fare quelle cose che ho detto prima era la normalità per tutti, dove un posto di lavoro stabile e sicuro c'era, dove magari aprire un'azienda era facile e potevi con il lavoro delle tue mani costruirti il tuo futuro. Oggi
a distanza soltanto di 12 anni dall'ingresso nell'euro siamo l'ottava, la nona economia del mondo e andiamo leggermente, direttamente verso il terzo mondo, perché se io oggi fermo una giovane coppia e gli dico ragazzi voi due vi sposerete, comprerete una casa e farete dei bambini, loro mi guardano come se io gli avessi detto di andare su Marte a piedi, e questo è inconcepibile perché abbiamo gettato nella disperazione centinaia di migliaia di giovani lavoratori, centinaia di migliaia di italiani che non sanno immaginarlo neanche un futuro, e dobbiamo tornare a parlare di futuro con la nostra moneta, con l'intervento pubblico nell'economia, quindi potendo intervenire anche con la forza dello Stato là su quelle vertenze come quella recente della Embraco che vede la solita multinazionale cancellare il destino di 500 padri di famiglia presi e da un giorno all'altro buttati in mezzo alla strada. Perché? Perché la multinazionale vuole e pretende, anche dopo aver preso dei finanziamenti pubblici, vuole chiudere qui per andare a produrre dove paga gli operai di meno. Ebbene, noi dobbiamo avere la possibilità di intervenire e di dire no, verrà qui lo Stato, comprerà i macchinari, lascerà gli operai al suo posto, insieme Stato e lavoratori continueremo la produzione, tu quelle lavatrici, quei compressori valli a produrre in Cambogia, valli a produrre dove vuoi, ma qui non venderai più neanche uno spillo, perché è finito il tempo in cui si sfrutta questa terra. Bravo! Questo vuol dire avere uno Stato sovrano e poter intervenire in economia, vuol dire potersi dotare di una banca pubblica, così come hanno i nostri amici tedeschi. Voi non sapete, ma gli imprenditori tedeschi quando ricevono un no da una banca privata possono rivolgersi a un istituto bancario pubblico che apre immediatamente i cordoni della borsa e dà quei finanziamenti che servono ai nostri imprenditori, ai loro imprenditori per andare avanti, mentre i nostri quando vanno in banca gli ridono in faccia. Se noi parliamo di una banca pubblica, addirittura l'Unione Europea ci fa la procedura di infrazione, ci fa la multa, perché sembra che certe cose in Unione Europea noi italiani baffineri e mandolino non le possiamo fare, mentre i loro signori possono fare tutto quello che vogliono, mentre i tedeschi possono avere una banca pubblica e i francesi salvare le loro aziende con capitale pubblico, mentre qui si è preteso lo smantellamento di Alitalia e di centinaia di altre aziende che sono state fatte sostanzialmente fallire per dare retta a quei pazzi scriteriati di Bruxelles. No, noi dobbiamo avere la capacità di dire no, noi vogliamo mettere la nostra economia nei giusti binari, i giusti binari per tornare ad essere quello che eravamo un tempo, e quindi con la nostra moneta, con una nostra banca centrale, far sì che non venga più considerato un lavoratore, un povero ragazzo a cui è stata messa una tuta fosforescente e sta consegnando le pizze a 4,60 euro l'ora con contratto a tempo determinato. Quello non è un lavoratore, quello è uno schiavo, e non può permettersi il governo Renzi di inserire queste persone annoverate come lavoratori. Perché il governo si fa grande dicendo che sono aumentati i contratti, che i giovani hanno lavoro, ma è questo il lavoro precario che hanno realizzato, e abbiamo centinaia di migliaia di lavoratori usciti dal mercato del lavoro a 50, a 40 anni che non riescono a rientrare. Bravo. Padri di famiglia che anche loro si sono dovuti comprare il motorino, e quante volte abbiamo ordinato la pizza e ci è venuto a portare la pizza un padre di famiglia che per non far morire di fame i suoi figli si è piegato a questi lavori precari. È inammissibile. Noi dobbiamo creare lavoro stabile, sicuro e ben pagato. Con la nostra sovranità noi possiamo fare contemporaneamente due cose che sono le cose necessarie: abbassare le tasse agli imprenditori che non possono più avere un carico fiscale del 70%, vanno dimezzate le tasse, ovvio, ma se io non ho la mia moneta e ho messo i parametri di Bruxelles con del pareggio di bilancio in Costituzione, va da sé che se io voglio abbassare le tasse agli imprenditori, quei soldi che non entrano nelle casse dello Stato dovrò prenderli dai servizi sociali, dovrò privatizzare le pensioni, dovrò privatizzare completamente il sistema sanitario se voglio abbassare le tasse agli imprenditori, e così se voglio alzare le pensioni minime a 1.000 euro ugualmente per offrire quei denari che giustamente deve avere una vecchietta o un signore che ha la pensione minima, per portargliela a 1.000 euro dovrò mettere le mani in tasca nuovamente agli imprenditori. Ma possiamo oggi mettere ancora le mani in tasca agli imprenditori? È impossibile, e quindi ci siamo infilati in una paralisi economica che
che arriva proprio dalle regole che vengono da Bruxelles, e se noi le rompiamo quelle regole potremo avere contemporaneamente l'abbassamento delle tasse degli imprenditori, che vuol dire anche salari più alti per i nostri lavoratori, e uno stato sociale degno di questo nome, alzare le pensioni. Ecco perché dobbiamo tornare a stabilizzare i contratti e ad aumentare i salari, perché con questo poi genereremo quello che viene dopo a cascata, che è l'asse portante del nostro programma, la casa di proprietà. Quindi consentire alle giovani coppie di diventare proprietarie di casa e far sì che il mutuo non diventi più una trappola in cui si cade, perché quando una giovane coppia che non è proprietaria di una casa va in banca a chiedere il mutuo, praticamente cade nella tela del ragno, perché la banca ti fa la lastra, vede che contratti hai, ti chiede in garanzia magari un terreno al paese o la casetta di nonna, poi tira fuori i soldi dei correntisti, te li mette in mano, tu ti compri la casa e quella casa la metti a ipoteca di quel prestito, e poi la banca semplicemente aspetta che magari capita che tu, visto che hai il lavoro precario, non paghi una, due, tre rate, già alla quinta puoi intervenire e portarti via la casa messa a ipoteca, portarti via il terreno di nonno e condannarti al fallimento a vita, perché tu, una volta che hai fallito di pagare il mutuo, non puoi più rientrare nel circuito economico bancario. Quindi i giovani oggi in banca non ci vanno perché hanno paura di cadere nel tranello. Noi vogliamo rivoluzionare, di invertire questo processo e far sì che i giovani vadano in banca e dicano: noi vogliamo comprare quella casa, la banca compra subito la casa al 100%, la mette a bilancio inattivo nel bilancio della banca, e poi la giovane coppia con un quinto, un quarto delle entrate della famiglia si compra il suo pezzettino di casa mese dopo mese fino a diventare proprietaria al 100%. Questo vuol dire rivoluzionare il sistema dei mutui e fare quello che noi chiamiamo il mutuo sociale, perché così facendo, se succede anche che magari che arriva la disoccupazione, se tutte e due perdono il lavoro, se arriva una malattia, se ti devi trasferire dall'altra parte del mondo, semplicemente la banca si terrà il suo immobile e a te restituirà tutte le rate che hai versato di mutuo. Così non ti mando fallito per tutta la vita e ti consento di ricominciare il tuo progetto di esistenza laddove ritieni più conveniente. Questo vuol dire obbligare le banche a fare l'interesse del cittadino e fare l'interesse della nazione, mentre a noi sembra che oggi queste banche lavorino molto nel loro interesse e poco nell'interesse della collettività. Casa di proprietà e figli come terzo e non ultimo punto del nostro programma. Reddito nazionale di natalità, una carta che arriva quando nasce un bambino, 500 euro al mese a disposizione per i bambini italiani, disponibili per essere spesi nell'arco di un mese. Questa è una misura che può invertire la curva demografica che ci sta condannando inesorabilmente all'estinzione, perché dobbiamo tornare a fare figli, dobbiamo tornare a fare una marea di figli, non dobbiamo credere a quei buffoni in televisione che ci dicono che ci dobbiamo estinguere, che ci dobbiamo addormentare, che dobbiamo smettere di essere un popolo. E lo dicono poi semplicemente perché, per il motivo più bieco e più abietto, loro dicono così perché vogliono continuare a fregarsene di quello che succede in Africa, vogliono continuare a vedere l'Africa impoverire e morire di fame centinaia di migliaia di persone, perché queste poi impoverite attraversano il Mediterraneo e quando sono in mezzo al mare e chiedono di essere salvate, da quel momento esclusivo, soltanto da quel momento, quelle persone che rischiano di morire valgono 1.050 euro al mese che noi tiriamo fuori dalle casse dello Stato per metterli in tasca alle cooperative che gestiscono l'accoglienza. Questo è il razzismo, questo è l'odio verso l'Africa, non il nostro. E se loro volessero, se loro fossero veramente umanitari, potrebbero andarli a prendere con le navi direttamente sulle coste della Libia, ma così facendo poi questi non rischierebbero la vita. È solo quando rischiano la vita che si tramutano in emergenza, è solo quando c'è l'emergenza che si possono mettere in campo 5 miliardi di euro spesi dalle casse dello Stato. Ecco perché loro sono i primi ad essere contenti che questa povera gente affoghi in mezzo al mare, non noi. Loro sono contenti di vederli morire in mezzo al mare, perché così possono chiedere ancora più risorse, ancora più soldi da mettere sull'immigrazione. Mentre noi, nella nostra immensa cattiveria, immaginiamo un'Africa fatta di stati sovrani, degni di questo nome, dove la gente possa lì liberamente immaginare e costruire il proprio futuro. E questo si può fare solo con uno Stato sovrano che torna a fare accordi bilaterali con le nazioni di appartenenza di queste persone che si trovano qui in Italia, dicendo: interverremo noi
col nostro Stato, con la nostra nazione, con le nostre aziende pubbliche e private per costruire quelle infrastrutture che mancano inesorabilmente in Africa, perché servono le strade, servono le scuole, servono i pannelli solari, servono le università, serve tutto. Possiamo andare noi con una nostra nazione sovrana a costruire in Nigeria e in Senegal queste strutture in cambio di cosa? Magari in cambio di risorse, ma soprattutto in cambio di un accordo ben preciso. Che la manodopera per costruire queste strade, per costruire queste scuole saranno i ragazzi parcheggiati nel centro d'accoglienza, così possiamo andare lì e dirgli: stiamo costruendo la tua nazione, il tuo momento, vai a lavorare, torna a casa e mettiti a lavorare per costruire la tua nazione, come hanno fatto qui i nostri nonni e i nostri bisnonni 200 anni fa. Bravo! Questi sono piani di sviluppo concreti per far sì che si inverta la tendenza e che queste 500.000 persone che sono qui trovino un futuro, perché per loro qua non c'è nessun futuro, perché loro sono qua parcheggiati per 3 anni finché ci sono i 1.050 euro al mese, ma poi finiscono a chiedere l'elemosina davanti ai supermercati e non mi sembra molto umanitario quando va bene, perché quando va male poi finiscono per spacciare, finiscono nella prostituzione, si mettono nella criminalità, uccidono. E noi non possiamo più permetterci neanche questo, perché bisogna chiarire un punto, che chi sbaglia deve pagare. Se per chi sta qua in cerca di lavoro possiamo immaginare di creare una... deve pagare immediatamente. Con gli accordi bilaterali in Africa noi possiamo magari anche far sì che si costruisca lì un carcere dove poter mandare le persone che sbagliano qua, perché non devono neanche passare dalle nostre questure. Quando vengono arrestati, beccati a stuprare e spacciare, devono essere rimpatriati immediatamente. Grande! E questa non è cattiveria, questa è semplicemente giustizia, perché lo Stato deve tornare a fare lo Stato, altrimenti si rende responsabile di tutto quello che vediamo, perché lo Stato purtroppo, e lo Stato siamo anche noi, è responsabile di quello che è successo a Macerata, perché tutti sapevano che quei ragazzi spacciavano, tutti sapevano che quei ragazzi avevano comprato un grande appartamento in centro a Macerata con i proventi della droga. E tutti sapevano che non avevano le carte in regola e che dovevano essere espulsi, eppure nessuno ha fatto niente finché queste persone non si sono permesse di rapire una ragazzina, di farla a pezzi e metterla dentro una valigia. Ebbene, lo Stato è responsabile di quello, tanto quanto del gesto del folle pazzo criminale che poi si arma da solo e va a sparare in mezzo alla strada. Non le parole d'odio di Casa Pound, ma lo Stato purtroppo è stato responsabile. E allora, siccome lo Stato siamo anche noi, e noi ci sentiamo disonorati da uno Stato che si comporta in questa maniera, noi chiediamo che l'Italia torni ad essere inflessibile da questo punto di vista e garantire la giustizia, perché chi sbaglia deve pagare, gli italiani per primi, perché quando sento di italiani che stuprano, che uccidono, ugualmente bisogna essere inflessibili, li dobbiamo punire per primi, ma ripeto, chi sbaglia ed è ospite sbaglia 2 volte, e se sbagli 2 volte, oltre che pagare, devi essere immediatamente portato in un altro continente, e questo sia ben chiaro. Vedete, il nostro programma è estremamente semplice. Fin qui abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di sicurezza, abbiamo parlato di casa, abbiamo parlato di figli, abbiamo parlato di cose importanti per tornare ad essere una nazione sovrana, libera, per tornare ad essere una grande economia. Ma noi in realtà, sapete, siamo ancora una grande nazione, ce lo siamo soltanto dimenticato, perché c'è qualcuno che è pagato, pagato, pagatissimo, credetemi, ed è pagato dalle stesse persone che pagano la campagna elettorale ad Emma Bonino. C'è qualcuno che è pagato e sono pagati pure quelli che stanno nell'altra piazza per creare questo clima di paura. Sono pagati per farci scordare che siamo un grande popolo, sono pagati per farci scordare che siamo qui da 3.000 anni e che dietro le nostre spalle ci sono 3.000 anni di storia e di civiltà, e oggi qui, penso al centro di Roma, non sia testimonianza più grande quella di essere in un posto incredibile che ha segnato la civiltà per tutto quanto il mondo occidentale. Questa costruzione si trova qui da 2.000 anni, è 2.000 anni che veglia su questa piazza. E noi siamo gli eredi di chi ha messo in piedi tutto questo. Grande Simone! Non possiamo dimenticarcelo. Ebbene, dietro di noi ci sono tutta questa storia, tutta questa civiltà che abbiamo creato, ma è stata creata non con facilità, è stata creata a fronte di grandi sacrifici di chi ci ha preceduto, di tanti uomini, di tanti lavoratori, di tante madri di famiglia, di tanti ragazzi che hanno dato tutto per costruire ciò che ci è stato consegnato oggi.
e noi non possiamo dimenticarlo, non possiamo essere noi quella generazione che vedrà scomparire questa nazione, questa Italia, non possiamo essere noi quelli a proibire un futuro per i nostri figli. Dobbiamo combattere se vogliamo riprendere in mano questa nazione, dobbiamo riscoprirci come popolo al di là delle appartenenze destra, sinistra, centro. Bisogna smettere di guardare al passato, di pensare al passato, ma semplicemente guardare al futuro come popolo unito, senza divisioni, senza nord, sud, senza destra, sinistra, centro. Italiani prima di tutto. Però bisogna riconoscersi. Bisogna riconoscersi in questa storia trimillenaria, bisogna accettare la nostra cultura, le nostre tradizioni e accettare i nostri confini soprattutto e difenderli per riconoscersi in questa grande nazione. Quindi se noi facciamo questo grande lavoro di riunire questo popolo con l'esempio, perché Casa Pound è semplicemente questo, tanti di voi sono qui in piazza solo perché hanno visto questi militanti, questi uomini e queste donne schierarsi fisicamente al fianco degli italiani in difficoltà, fisicamente hanno visto i nostri ragazzi andare a consegnare gli aiuti alimentari nei quartieri senza chiedere nulla in cambio, né il voto e né quale appartenenza politica fosse quella di quella signora che riceveva il pacco alimentare. Questo è l'esempio, l'esempio di chi quando un quartiere è in rivolta perché non vuole l'arrivo del centro d'accoglienza si schiera anche fino alle estreme conseguenze, fino a pagare con condanne durissime questo impegno a fianco del nostro popolo, di chi si schiera fino a pagare le conseguenze anche estreme quando una povera signora e una famiglia con un disabile a carico vengono buttate in mezzo alla strada da Virginia Raggi per far spazio a qualcun altro. Perché anche questa è una cosa che ci è poco chiara, perché stranamente lì a Via del Colosseo, dove quelle famiglie sono state sfrattate e dove noi abbiamo pagato tanto per difenderle, stranamente oggi ci abita Luigi Di Maio. Non abita nello stesso palazzo, però si è comprato una casa a Via del Colosseo, quindi su questo sicuramente ci sarà da andare a farsi due risate, a controllare il perché e il per come, perché è molto strano tutto questo, ma ripeto, noi siamo qui per l'esempio e l'esempio vogliamo dare. Noi vogliamo andare in Parlamento oggi non perché ci sia la possibilità di governare, lo sapete benissimo. Il nostro programma politico, la nostra visione dello Stato e della Nazione non è stata presentata agli italiani. Io sono stato in TV 3 volte, da sottolineare 3, per par condicio, una volta da Bruno Vespa, 4 minuti a parlare 2 minuti e mezzo di stupidaggini e 1 minuto di programma politico, sono stato in una tribuna elettorale su Rai 2 e poi basta, è nulla. Tutti questi famosi giornalisti, questi bravissimi professionisti che vorrebbero insegnare a noi la democrazia e il pluralismo si sono guardati bene di invitare anche solo una volta un rappresentante di Casa Pound alle loro bellissime trasmissioni per parlare di programmi elettorali. Io non faccio vittimismo, ma voglio sottolineare che se qualcuno vuole arrogarsi il diritto di essere più democratico di noi deve poterlo dimostrare, perché queste persone quando sono venute a casa nostra, invitati ed ospiti, hanno avuto facoltà di parola, hanno trovato un pubblico attento e noi abbiamo dimostrato che siamo i più aperti oggi in Italia al dialogo, al confronto sulle idee e sulle proposte. Dall'altra parte abbiamo trovato il nulla. Ogni giorno si parla di Casa Pound in televisione, voi potete accendere qualsiasi canale, anche adesso. Apritene uno a caso col telefonino, scoprirete che stanno parlando di Casa Pound, ma nessuno invita mai qualcuno di Casa Pound a parlare in trasmissione. Chiedetevi perché, voi lo sapete benissimo, perché hanno paura delle nostre idee. Hanno paura che gli italiani capiscano che noi non parliamo mai di odio, noi parliamo soltanto di amore incondizionato per questa nazione. Noi parliamo soltanto di programmi, di visioni politiche e non di quello che dicono loro. Ma loro vogliono continuare a dipingerci così. Bene, fra pochi giorni prenderanno una sonora sveglia, perché sono convinto che tanti italiani abbiano capito che il movimento politico che fa più paura di tutti al sistema oggi è Casa Pound Italia e non gli altri. Siamo noi la risposta a tutto quello che si vede. E lo sanno bene, per questo hanno paura. Grandi! Bene, ripeto, Casa Pound con l'esempio vuole svegliare, vuole accendere il fuoco dentro i cuori di tanti italiani. Quando saremo in Parlamento saremo inflessibili, lo abbiamo già detto,
ovviamente usando delle figure retoriche, no? Che hanno fatto paura a tanti, abbiamo parlato di sedie che volano, è chiaro che è una figura retorica, non si preoccupi la signora Boldrini, tanto le sedie non si possono sollevare, sono attaccate sotto al sedere dei parlamentari, non si staccano mai. Però dobbiamo far sentire certo una certa presenza, perché in Parlamento non si prendono decisioni da poco, si prendono delle decisioni sopra la testa degli italiani, senza chiedere mai il consenso, senza chiedere mai il permesso agli italiani. Una su tutte è lo Ius Soli, che tanto rimarrà primo punto dell'agenda politica del futuro governo tecnico. Anche Silvio Berlusconi ha già promesso che lui sosterrà lo Ius Soli, e questo messaggio ovviamente non lo manda ai suoi elettori, lo manda ai grandi poteri che gestiscono queste dinamiche, che pretendono lo Ius Soli. Ebbene, in campagna elettorale qualcuno di voi ha mai sentito parlare la Boldrini, Renzi, Grasso, ma anche la stessa Bonino? Qualcuno ha parlato di Ius Soli? Nessuno ha parlato di Ius Soli, eppure fino a 2 mesi fa sembrava che questa nazione non potesse fare un passo senza che si fosse approvata quella legge. Ebbene, presentatevi agli elettori dicendo: italiani, votateci perché vogliamo fare lo Ius Soli, votateci perché vogliamo continuare a riempire le cooperative di soldi pubblici per gestire l'immigrazione, votateci per questo e per quello. Non lo fanno. E allora, siccome queste cose le fate contro il volere popolare, in Parlamento troverete la più dura ed inflessibile opposizione, perché le cose o si fanno con il permesso del popolo italiano in questa nazione o non si devono fare, sia chiaro. E quindi un'opposizione dura, inflessibile, ma anche la presenza poi dei nostri parlamentari e senatori nei quartieri difficili, perché questo noi vogliamo fare, vogliamo portare fuori dal palazzo i nostri per portarli nei quartieri difficili, e finalmente così vedremo forse un parlamentare entrare in un quartiere popolare a consegnare le buste della spesa, così vedremo forse una schiera di parlamentari che si oppongono all'arrivo nel quartiere del centro d'accoglienza, e così forse finalmente vedremo un parlamentare arrestato una volta tanto, non per una tangente ma perché difendeva una vecchietta da uno sfratto. Questo noi vogliamo fare con i nostri parlamentari, e quindi mettere in campo quell'esempio che serve come il pane a questo popolo per avere una speranza, perché ci sono tantissime persone che non ci conoscono, che aspettano semplicemente un segnale, che aspettano finalmente di vedere qualche uomo o qualche donna che veramente ama disperatamente questa nazione e vuole mettersi a disposizione del proprio popolo. Questo possiamo fare con i nostri parlamentari in Parlamento, e quando faremo questo noi saremo veramente in grado di essere esempio, di accendere quel fuoco all'interno dei cuori di tantissimi italiani, saremo in grado di svegliarli, di fargli capire che cosa c'è dietro di noi, quel grande sacrificio compiuto dai nostri padri e dai nostri nonni per avere questa fantastica nazione che ci troviamo ancora oggi, che ripeto sempre, non è una nazione da pulcinella, non è una nazione da suonatori di mandolino e produttori di mozzarella. Sì, siamo i più bravi al mondo anche a suonare il mandolino e a fare le mozzarelle, facciamo le mozzarelle migliori del mondo, ma questa è ancora una grande nazione industriale, noi produciamo elicotteri da guerra, produciamo armi, produciamo barche, produciamo navi da crociera, abbiamo un'azienda pubblica che si chiama Eni che va in giro a mezzo mondo a estrarre petrolio per noi, abbiamo scoperto il più grande giacimento di gas nel Mediterraneo. Questa è ancora una grande nazione di lavoratori e possiamo tornare ad essere la quarta o la quinta economia del mondo, possiamo tornare ad essere un posto dove immaginare un futuro non è più un racconto di fantascienza ma la realtà concreta per tanti giovani italiani che aspettano. Quindi non facciamoci prendere in giro, guardiamo a ciò che è stato il passato, e chiudo ricordando il video che abbiamo girato recentemente per la campagna elettorale. Siamo andati a un sacrario dove riposano 100.000 ragazzi italiani caduti nella prima guerra mondiale. Bravi! Grazie! In tanti ci hanno criticato. In tanti ci hanno criticato dicendo che abbiamo sfruttato l'immagine di quel posto, ma non sanno loro che noi sono anni che mandiamo i nostri militanti regolarmente ogni anno a pulire in tutte le città d'Italia i monumenti ai caduti, a cambiare i fiori, a rendere omaggio, e lo facciamo noi. Grazie. Non ho mai visto nessun altro attorno a quei monumenti se non i ragazzi di Casa Pound, quindi a pieno titolo noi oggi possiamo andare al Sacrario di Reti Puglia. Grazie. E non per sfruttarlo dal punto di vista elettorale, ma per metterlo di fronte agli occhi degli italiani, perché gli italiani devono sapere che
In quella guerra tanti ragazzi si sono messi lo zaino in spalla e senza chiedere nulla in cambio sono partiti dalla Calabria, sono partiti da Napoli, sono partiti da Roma, sono partiti dalla Toscana, sono partiti dalla Lombardia, dal Veneto, dall'Emilia e sono andati in trincea a difendere i confini di questa nazione e ci hanno regalato con il loro estremo sacrificio una nazione che si chiama Italia, perché quei confini sono stati scritti col sangue di quegli eroi, di quei ragazzi, e noi a loro dobbiamo tutto, perché se abbiamo ancora qui una bandiera e se abbiamo ancora la facoltà di chiamarci popolo, lo dobbiamo a loro. E loro hanno fatto questo perché sapevano benissimo che a 100 anni dal loro sacrificio noi saremmo stati qui e noi siamo i loro nipoti e i loro pronipoti, e loro lo hanno fatto perché noi qui si avesse una nazione degna di questo, di questo nome, uno stato sociale a cui fare riferimento, un insieme di leggi che genera lo Stato. Si sono sacrificati, ebbene noi dobbiamo fare esattamente lo stesso, con lo stesso impegno. Oggi non c'è da andare in trincea, ma c'è da essere presenti nelle piazze per stare a fianco del nostro popolo. Questo è l'impegno che noi vogliamo mettere in campo. Perché? Perché questa nazione ha bisogno di noi, ma non tanto adesso, fra 50, fra 100 anni, quando qui noi non ci saremo più e saremo tutti inesorabilmente morti, ma questa nazione sarà abitata dai nostri nipoti, dai nostri pronipoti, che noi non conosciamo ma che hanno la nostra stessa faccia, hanno la nostra stessa voce, e noi a loro dobbiamo tutto, non possiamo abbandonarli nell'inferno, dobbiamo combattere per tornare ad avere una nazione degna di questo nome. Ebbene, io sono convinto che questo movimento politico e soltanto questo oggi può essere quell'esempio per tanti italiani. Se noi facciamo questo risultato, e sono convinto che lo faremo da qui a qualche giorno, entreremo in Parlamento e poi travolgeremo la politica italiana. La travolgeremo perché noi abbiamo le idee, abbiamo i contenuti, abbiamo i programmi, abbiamo le prospettive e soprattutto abbiamo la voglia di combattere anche fino all'ultimo se fosse necessario per salvare questa nazione. Per cui crediamoci e tutti uniti continuiamo fino all'ultimo giorno a cercare voti, andiamo a sentire tutti i nostri parenti, perché tanto lo spazio non ce lo daranno mai, ma ce lo prenderemo da soli, perché noi a pieno titolo abbiamo il dovere di difendere questa nostra grande nazione. Uniti, tutti uniti, destra, sinistra, centro, nord, sud, tutti quanti uniti fino alla vittoria. Grazie mille. Grazie. Grazie a Simone. Grazie. Allora invitiamo sul palco, resta Simone, tutti gli altri candidati che hanno partecipato a questa campagna elettorale, e facciamoglielo sentire, facciamolo tremare, quel palazzo e quelle mura rette dalla vergogna.